Con Alvaro Ricci, consigliere PD in comune a Viterbo, vogliamo parlare di una mozione che è stata presentata relativa al mercato settimanale. Qual è la vostra proposta? Dunque, la proposta che abbiamo fatto io insieme ai miei colleghi Quintarelli e Insogna è semplice. Vorremmo praticamente spostare il mercato settimanale del sabato lungo Largo Benedetto Croce, lungo Piazza della Repubblica e via Marconi. Questo consentirebbe intanto di rivitalizzare fortemente il centro storico e le attività commerciali che insistono qui e soprattutto aumentare di 400 posti macchina nel centro storico, quindi liberando appunto il parcheggio del Sagrario. Altro effetto assolutamente da non perdere di vista è il fatto che il Comune incasserebbe 50.000 euro l'anno di più netti, no? Con i parcheggi del Sagrario, che noi proporremo di reinvestire in attività finalizzate al rilancio del centro storico, quindi una sorta di uovo di Colombo, quindi a vantaggio sia degli stessi ambulanti, dei commercianti, della città e secondo me anche un modo per rivalorizzare il mercato settimanale. Un'idea su cui avete già avuto un confronto però con i commercianti di via Marconi? Con tutti i commercianti, le dico che ad oggi abbiamo raccolto oltre 500 firme, quindi ha riscosso un interesse altissimo da tutti i commercianti, gli stessi commercianti stanno facendo promotori di raccogliere firme anche tra i cittadini, quindi siamo molto, molto soddisfatti, ci auguriamo insomma, ecco, che la maggioranza, anche se questa idea, questa mozione viene dai banchi della minoranza, la accolga con favore e si dia quanto prima inizio a questo trasferimento.